Si dice sempre che se non porti fallimento nel cuore non potrai illuminare l'ultimo trionfo, cioè fallire va bene se tieni conto, cioè, ma questo anche nell'intelligenza artificiale, cioè, l'assistente di Google sbaglia apposta, cioè, lasciano sbagliare tranquillamente e poi impara, funziona così l'apprendimento, no? E invece qui se al primo sbaglio no, cambiamo tutto, vuol dire che butti via tutto, no, cioè, anzi, intanto ci abbiamo provato, capiamo. Se proviamo a capire dove abbiamo sbagliato, perché non è neanche detto che lo sappiamo, e proviamo a cambiare qualcosa, è anche per quello che è interessante avere più esperimenti operativi dentro la stessa comunità, perché interagendo possono anche andare a trovare delle soluzioni che altrimenti non si troverebbero. Nella metà del Novecento c'è stata una promessa forte di democrazia. E questo è il punto di partenza da cui uno può partire cercando di aspirare a questa democrazia reale. Quindi l'obiettivo di una democrazia reale qual è? Quella di permettere al popolo di controllare le decisioni importanti. Quindi, come direbbe anche la nostra Costituzione. Questo comunque, dal nostro punto di vista, implica l'aggiunta di un certo livello di democrazia diretta, al sistema. Democrazia diretta. La democrazia partecipativa e quella rappresentativa dovrebbero essere mescolati per ottenere una ricetta che diventa la democrazia reale. Quindi bisogna articolarlo in modo un po' più complesso la faccenda, non può essere, perché sennò diventa ancora più formale. C'è cioè una democrazia diretta che in realtà non esiste perché ti consulto solo quando voglio io, per esempio, e quindi non è diretta per niente. Diciamo che ho accumulato un po' di esperienza, diciamo, su tutto quello che produce i fallimenti, certi, tutto questo. E sono arrivato alla conclusione che la forma organizzativa, che è una conclusione, è la scoperta dell'acqua calda, però è l'elemento più critico e cruciale se si vuole lanciare un progetto politico serio. Più ancora del programma. Mille volte programmi su cui eravamo d'accordo fino all'ultima virgola. Ormai, cioè, tu leggi a volte dei manifesti politici perfetti, no? Che dici, però poi si cade sulla forma organizzativa. I partiti precedenti si basavano su delle comunità che erano stabili perché c'era un tessuto sociale super forte, diciamo, e c'era anche una cosa di classi sociali molto forti. Quindi il partito in pratica utilizzava delle idee, ma diciamo, si appoggiava su classi e tessuto sociale che erano stabili. Invece oggi, in totale assenza di un tessuto sociale stabile, va ricostruito, o forse va costruito, cioè manca la comunità. Ora, se lì c'era il positivismo, oggi abbiamo un po' la meccanica quantistica che avrebbe alcuni aspetti interessanti, ma soprattutto la teoria del caos. Quindi, la teoria dei sistemi complessi, chiamiamola così, che è più interessante. Su cui si basano tutte le rivoluzioni, la quarta rivoluzione industriale, le teorie organizzative aziendali, usano tutta questa meravigliosa teoria e spesso infatti si sente parlare di auto-organizzazione anche, no? Dobbiamo basarci sull'auto-organizzazione, come la gente che si auto-organizza, però poi viene banalizzata in una sorta di visione di un comitato di quartiere, mentre invece studiando la teoria dei meccanici, diciamo, della meccanica complessa, scopri che l'auto-organizzazione è un fenomeno che si dà in certe condizioni caotiche, precise, con alcune caratteristiche, con alcune condizioni. Già che dobbiamo costruirla, proviamo a inserire delle condizioni di origini specifiche che permettano che si instaurino fenomeni di auto-organizzazione dentro questa comunità. In modo tale, e questo è importante perché secondo me per avere un soggetto politico uno potrebbe partire dallo statuto ideale, una specie di. E spesso ci abbiamo provato a fare lo statuto ideale. Però il problema dello statuto ideale è che anche se riesci a scriverlo perfetto, l'hai scritto tu. Tu hai già creato le condizioni di origine, hai già messo tutti i tuoi codici e gli altri devono aderire al tuo statuto, per quanto perfetto. E il problema di tutti i coordinamenti è che
e di tutti, diciamo, i tentativi a cui ho assistito finora, è che c'è il fenomeno di qualcuno che cerca, anche, anche in buona fede, di fare assopiglia tutto. E tutti dovete venire da me. Allora, questa cosa qua è impossibile, cioè non, è proprio il modo migliore per distruggere una comunità nascente. Cioè tu prima devi costruire, devi andare a aggregare i 100.000 microgruppi che ci sono in Italia oggi e stabilire come un laser gli elementi che sono il DNA di questa comunità, cioè per fare una sintesi, specie se una comunità politica, cioè quali sono i valori, i principi, le ispirazioni, come le definiamo, perché questo è la cosa che aggrega, ma anche la cosa che permette di escludere. Quindi è sia il DNA che la membrana cellulare di questo organismo che va a costruire. È fondamentale. Quindi il gruppo dei promotori di questa cosa dovrebbe preoccuparsi di questo, secondo me, e poi lanciare il progetto di crescita di questa comunità, far circolare l'informazione e la formazione dentro la comunità e proprio preoccuparsi di aggregarla, di tenerla insieme. Dentro questa comunità, che a questo punto avrebbe alcune delle caratteristiche appunto per diventare una struttura, per creare strutture che si chiama autopoietiche, cioè vive, che cominciano a auto-organizzarsi, diventa un metasoggetto in cui possono nascere coordinamenti, possono nascere partiti, anche più di uno, per esempio. Possono nascere comitati elettorali. Di fronte a un'elezione importantissima, tutta la comunità può diventare un comitato elettorale provvisorio, però. E accumulare anche nel suo, diciamo, nella sua esperienza interna, una memoria interna, di tutte le cose che vanno bene e che vanno male. In questa costruzione di comunità, come si fa a delimitare esattamente i confini della comunità politica? Perché ti faccio un esempio. Magari tu mi stai molto simpatico e c'è un terzo soggetto che ti stima e tu gli stai simpatico, però quello non vuole me. Quindi per me lui sarebbe dentro e io vorrei sia te che lui, ma lui non vuole me. Per quello che ci vogliono delle regole molto chiare che devono essere stabilite, cioè diciamo il gruppo iniziale, più che creare lo statuto con tutte le forme, dovrebbe proprio risolvere. Io qui non ho niente di risolto, però il tema è che se tu... Allora, facciamo un esempio, nel Partito Umanista ci può stare chiunque, per esempio, no? Noi non accettiamo l'iscrizione, non c'è un comitato, però è chiaro che ci sono quelli che sono gli elementi dell'umanesimo, o meglio, è chiaro che la violenza, la discriminazione, cioè se tu sei nel campo dell'antiumanesimo, l'insieme degli iscritti, tutto può a un certo punto decidere che tu non vai bene. Però quindi, è una cosa quindi, abbastanza grave che non succede. Quindi una sorta di elemento valoriale che, esatto, esplicitato rende abbastanza esplicito. Ci vuole un sistema immunitario, esattamente. Okay, però questi valori, per quello dicevo che questo DNA è importantissimo, perché questi valori devono essere da un lato inclusivi, devono essere precisi, cioè nel senso che non ci deve essere tutto quello che piace a me, perché non è detto che ci debbano essere solo i miei amici. Io devo andare a capire cos'è veramente importante. Potrebbe esserci anche gente che non mi sta simpatica, anzi sarebbe meglio, perché così si diversifica la faccenda e quello è uno degli, certo, elementi che permette la complessificazione. Però devo capire fino a che punto, cioè quali sono gli elementi che invece diventano nocivi a questo organismo. E quindi questa è una delle elaborazioni più importanti da fare, prima ancora di capire qual è il linguaggio con cui vado fuori, perché spesso questa elaborazione viene vista come dobbiamo tradurre con un linguaggio nuovo i nostri valori, ma prima ancora dobbiamo capirli bene. Cioè per esempio a volte sono i comitati etici, ma io per esempio non è che ci tengo tanto a essere controllato, cioè ci possono essere anche etiche diverse o a diversi punti di vista, cioè anche lì bisogna definire un'etica minima che sia compatibile con questo soggetto. Che, per esempio, qual è il problema del coordinamento? Che tende a avere una posizione, cioè il centralismo democratico è nemico di questa cosa, perché potrebbero convivere tre posizioni diverse su un argomento che non è quello centrale e convivere bene e fare le loro attività in apparente dissenso.
Si capisce. Su altre cose no, ci bisogna capire su cosa, però le altre cose devono essere proprio quelle per cui uno è entrato, per cui anche sono cose che se vuoi cambiarle fai un'altra cosa, cioè perché stai uccidendo, cioè sarebbe come dire la parte immutabile di questa Costituzione. Tutto il resto c'è ampia libertà di scelta, c'è diversità, c'è eterogeneità. Assolutamente, senza, appunto, non dando per scontato, per esempio, che il mio afflato etico, l'afflato civico, l'afflato sociale, cioè, sia quello che funziona, cioè, possono convivere più anime. Che non vuol dire che ci può stare chiunque. Certo, anzi. Certo. Eccoci. Che alla l'errore fine... fondamentale è appunto quello che chiamo assopiglia tutto, cioè nel senso che puntare, tu lanci una cosa plurale, poi a un certo punto, bene, ma adesso dobbiamo stringere perché c'è l'elezione, c'è la campagna, eccetera, quindi formiamo un coordinamento. Questo coordinamento diventa la proto-elite e da quel momento in poi al massimo uno può entrare e uscire da quella cosa lì, ma non, diciamo, quella struttura si è... ha perso l'equilibrio instabile, si è stabilizzata con una forma organizzata, perché l'altra caratteristica dei sistemi complessi è che hanno un apparente hanno un equilibrio instabile, cioè che è un equilibrio in continua mutazione ed evoluzione. Se tu a un certo punto stabilizzi, uccidi, cioè diventa una struttura che in sé è morta e va avanti meccanicamente, cioè diventa un meccanismo, non è più una struttura complessa.